In questo video vedremo bruttissime giocate, pessime, ma anche giocate fantastiche e sontuose. È tutto pronto per un mondialito fantastico. Per lo straordinario raggiungimento degli 800 iscritti, abbiamo deciso di fare una mondialito challenge che non si è mai vista sul canale, inedita, per dichiarare, per capire chi è la squadra più forte del mondo. Ragazzi, e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui, un nuovo video dal campetto, perché oggi ragazzi mondialista stella rossa, mamma mia, la stella rossa, squadrona proprio. Inter, Paris Saint Germain, purtroppo è uscito anche l'Inter. Comunque, questo vedremo, quindi vedremo chi sarà la squadra più forte d'Europa. In questo video praticamente quindi ci saremo lui che sarà in portiere, il guantone già preparato, e noi quattro, quindi Barcellona, Stella Rossa, Inter e Juve, che si sfideranno in un mondialito. E PSG, scusa. PSG? Allora, ci sarà quindi i quarti, la semifinale, che ci si può qualificare con un gol, e poi per vincere ne servono due. Quindi adesso, senza perderci in chiacchiere, iniziamo! Vai ragazzi! E quindi si parte ufficialmente con questo mondialito challenge speciale per gli 800 iscritti. Palla lunga, lancio per le 08, vediamo cosa farà il PSG adesso che prova ad avanzare. Mischia furibonda, l'Inter recupera palla, prova ad attaccare, attenzione alla frenata, quindi l'Inter che torna indietro, giochetti un po'. C'erano poco, l'Inter ancora che prova a giocare, cerca la stella rossa. Poi passa, c'è il PSG davanti e alla fine il Barça che va a strappare il pallone. E adesso ancora il possesso, quindi partita molto, molto combattuta. Attenzione, il Barça attacca al destro, palla ancora al centro, poi prova il tacco l'Inter. Bruttissima giocata, poi si tuffa il portiere. E insomma, qua poteva fare anche un po' meglio. L'Inter, che abbiamo capito che vuole prendere il possesso, le redini del gioco. Adesso punta al PSG, lo finta, lo mette a sedere, si accentra verso il campo, affronta la stella rossa, è partita, parte il destro, giro, la parata a mano aperta, facile, poi la ribattuta ancora lì col piedone, a dire di no, il Barça, che adesso ha la seconda occasione per far male, bruttissima giocata, messa in mezzo alle 08, prova il tiro, che va fuori di pochissimo, ancora il PSG di forza, prova ad andarsene via, l'Inter recupera il pallone, e quindi può con l'occasione da rete, si accentra ancora il tunnel, poi il destro, il sinistro, palla fuori, quindi il Barcellona che prende il pallone, ne prova ad andarsene, a farsene un paio, arriva la stella rossa di fisico, prova a lottare, poi scivola, brutta giocata, qua è un po' una paperata, arriva quindi ancora il Barça che prova ad attaccare a pieno organico, l'Inter recupera il pallone, oddio cosa abbiamo visto, pessimo, pessimo, prova a rifarsi l'Inter, costretto di indietreggiare, attenzione, no, brutta scena, quindi PSG che recupera palla, altra brutta giocata, il Barcellona avanti la porta, il tiro, ok, revisione al VAR, è l'ultimo tocco, è della stella rossa. E la mia stella rossa si è qualificata. Si va, dice gol di stella rossano. Si riparte. Quindi si riparte col possesso per l'Inter. La gioca un po'. Adesso prova ad andare sull'esterno. A puntare PSG. Se ne va ancora lì in percussione. Prova il destro. Rimpallato. Ci sarà rimessa laterale. Poi il tiro del PSG all'improvviso. La palla che rimane lì. Barcellona che va a recuperare il possesso. Con Aubameyang che punta l'Inter, prova ad andare sull'esterno, conosce tutto, Milan, Skriniar dire di no, quindi l'Inter che insiste con la palla gestita ancora lì, poi il Barcellona che però non molla e resta sui suoi passi, poi qua l'Inter si lamenta, ma c'è ancora l'attacco, prende l'interno l'Inter, prova adesso ad accentrarsi, torna sull'esterno, sempre possesso di palla l'Inter, non si ferma, prova ad accentrarsi, ancora l'Inter ad attaccare,
da una parte all'altra del campo, giochetti, poi grande numero qua, grande numero, si prova ad infilare, prova col destro a girare, la deviazione determinante del PSG, che poi prova il tiro all'improvviso, si salva la Juve, palla spazzata verso più lontano possibile, recupera il Barça che va in possesso, prova a puntare, il PSG brutta giocata, quindi Messi che recupera, Messi se la porta troppo in là, perde il pallone e quindi l'Inter adesso sempre prova a sfruttare la sua velocità, gran giocata, l'Inter se n'è andata, poi qua si incespica un po' sul pallone, non riesce a concretizzare, deve tornare indietro, poi prova un'assurda rabona, arriva il gol del Barcellona che poi non esulta, si è qualificato il Barça. Adesso per prendersi la semifinale, rilancio della Juve, palla lunga, recupera il PSG il possesso, prova ad intreteggiare la giocata che non riesce, no, non riesce, l'Inter recupera, butta all'esterno, poi rientra, che la giocata, e il tiro! Si riparte dunque, Inter qualificata, palla lunghissima come al solito del portiere, quindi Edin che va a recuperare il pallone, proverà la sua giocata, la sua tipica giocata appunto l'avversario. Adesso c'è un po' una fase rallentata, adesso prova con un pallone a scavetto superare l'avversario, non ci riesce, poi confusione, mischia furibonda, palla che rimane lì, quindi ancora l'Inter, sempre l'Inter in possesso della sfera, prova la rabona, gran giocata, messo a sedere, attenzione l'Inter, se ne va l'Inter, gran giocata, destro, che parata ha fatto, salvato tutto, l'Inter qua si dispera, giocata strepitosa dell'Inter, resta la Stella Rossa che prende il pallone, coraggio, destro, rimpallato e poi gol mangiato sotto porta, ancora la Stella Rossa, un missile da fuori, si riparte dunque, palla lunga per il Barça, vedremo cosa fa, la sua classica giocata a penetrare, non si sa, attenzione, ci prova, attenzione l'Inter, recupera palla, che gol, madonna, è un Seba, quindi adesso l'Inter in finale, recupera palla al Barça con Aubameyang, Stella Rossa a casa, il Barça passa quasi senza esultare, è dentro il Barça, Inter contro Barcellona. Rinvio dello Juve. Attenzione, Edin col pallone. Un po' di giochetti. Mamma mia, come se ne va? Edin, Dzeko! 1-0. E arriva subito l'1-0. Bacia il muro. Attenzione al rilancio, ancora sui piedi di Messi. Recupera palla. Edin ancora, che prima ci ha. Mamma mia, adesso perde palla. Allora Leo. Leo Messi con i suoi giochetti. Leo Messi, se ne va Leo! Uno pari! La pari! Lancio del portiere! Che viene indietro! Che però per sportività! Allora Edin, finta il tiro! Lo tira Edin! Con lo scavetto! Edin Dzeko! Con un gol e Seba, golasso, golasso, qualche commento Barcellona, è stato bravo sicuro Edin. Grazie a questo video Tevira, qui vi ringraziamo per aver visto fino a questo punto del video, commentate chi ha vinto, non è difficile, e quindi noi ci vediamo un prossimo video dal campetto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!